Eccoci qua ragazzi, benvenuti, facciamo qualche ricettina qua a base di pesce. Allora, andiamoci di tagliere, un bel coltello qua, mettiamo dell'olio d'oliva, a rosolare con dell'aglio, cipolla, ok, fiamma alta, prendiamo una cipolla qua, tagliamo a pezzi, pezzettoni. Ecco qua, ci mettiamo un po' di peperoncino, un po' d'aglio. Abbiamo delle gallinelle qui, rimuoviamo le teste. Ecco qua, i pesci li ho già puliti, li ho conditi con del pepe, olio d'oliva, sale. Spostiamo il pesce qua. Facciamo un bel brodetto. Ecco qua. Molto belli questi pesci, freschi freschi. Ecco qua. Mettiamo un altro pezzo. Ecco qua, 5 gallinelle. Mettiamo dei filetti. Facciamo rosolare per bene le verdure alla testa, un attimino ragazzi. Andiamo a tagliare qua.
ragazzi, questo è un bello spaghettino, un po' di pasta con le, ecco qua, un po' di pasta qua con le gallinelle. Ecco qui, due pomodori, un po' d'aglio, cipollotti. Facciamo cuocere un po' il brodo. Ecco qua ragazzi, facciamo il brodo, spostiamo questi pesci dal calore. Mettiamo su una bella salsetta adesso, cipolle sono qua, un pochino d'aglio, ecco qua. Benvenuto Davide, stiamo facendo piatto veloce veloce con delle bellissime gallinelle. Stiamo facendo un bel brodino, un brodetto, ecco qua. Adesso facciamo, tagliamo dei pomodori. Aggiungiamo l'olio d'oliva, ecco qui, ci facciamo un bel bicchiere di vino ragazzi, è mercoledì, però io sono in mezzo ferie e quindi posso fare un po', posso giochicchiare un po', ecco qua ragazzi, cipollotti. Bene, un pochino d'aglio. Okay.
facciamo rosolare un attimino. Adesso qui ho fatto dei filetti pesce, sì, c'è qualche spina dentro logicamente, ma non fa niente ragazzi. Abbiamo messo già del pepe, sale, iniziamo a tagliare i pomodori piccoli piccoli piccoli. Vediamo pezzi piccolini, pomodori. Ecco qua. Ecco, io metto anche un altro pomodoro qua. Facciamo cuocere pian piano. Adesso il mio brodo sta sobbollendo, ecco qui, aggiungo il prezzemolo per dare dei sapori. Ecco qui un po' di prezzemolo. E aspettiamo un pochino che il brodo bollisca. Il sughetto va a meraviglia, con calma. Magari possiamo eliminare le spine centrali del filetto. Non succede niente, adesso lo tagliamo a pezzettini. Anche il coltello.
qui lasciare bene il mio pesce. Ecco qua, facciamo sempre mettere lì i resti. Giusto un paio di filetti di pesce, ragazzi, facciamo una bella scorpacciata, due spaghetti. Molto belli questi pesci, ragazzi, molto belli. Ecco qua. Facciamo andare. Allora, io aumento il fuoco anche, vedete, la zuppa sta cuocendo bene, mettiamo anche un altro pochettino d'acqua, poco poco. Allora, qui c'è il pesce pulito, diamo una sparazzata qua. Ragazzi, adesso aggiungiamo un altro paio di pomodorini. Adesso logicamente c'è qualche spina nella mia carne, ma non succede niente. Diamo una giratina qua, il pesce sta cuocendo a meraviglia, profumi bellissimi, ragazzi, bellissimi. Adesso metto anche un pesce così, a giro. Bene? E anche un altro, così.
facciamo colare le pesce qui. Benvenuto Davide, vediamo. Benvenuto. Eccoci, facciamo, stiamo facendo il brodetto. Qui ho bisogno di una decina di minuti ancora. Qui aggiungiamo altri pomodorini. Ecco qui, li metto tutto a giro. Sì. E facciamo cuocere. Intanto giriamo il pesce. Qui non si brucia niente. Mettiamo un goccino. Ecco qua, filtriamo un goccino di sughetto, poco poco, e qui facciamo cuocere. Ragazzi, ecco qua,
Questo sta cuocendo a fiamma alta. Ecco qui. Facciamo andare il brodetto. Ogni tanto lo giriamo, ragazzi, appena, senza romperlo, così poi lo tiriamo via. Eccoci qua, raga, siamo quasi, il brodetto cotto tanto giusto,
ancora poco d'acqua. Dobbiamo fare un lavoretto adesso, dobbiamo travasare. Abbiamo un passo di verdure qua. Spettacolare. Ecco qua. Allora, facciamo prima il brodetto. Vi ok, Dani? Vediamo bene. Devo spostare, ragazzi. Adesso passiamo la fiamma, ragazzi, pesce cotto, si mettiamo a bollire, spostiamo il pesce, pian piano. Stiamo rovinando, ecco qua, poco a poco si è bruciato, non fa niente, prendiamo il pezzo, adesso filtriamo questo, un attimino. Questo giochetto qua. Andiamo a girare pian piano. Va bene, ragazzi, benvenuto Fernando. Nando, ciao Nando. Sto facendo un po' così alla buona perché sto anche lavoricchiando. Okay. Adesso ecco qua, adesso l'acqua entra in ebollizione. Possiamo aggiungere i nostri pezzettini di pesce. Sì, c'è qualche spina, ma non fa niente.
non fa niente. Ok, facciamo bollire. Ok ragazzi, ripulitina qua. Adesso l'acqua bolle, si bollisce e aggiungiamo la pasta. Caldo, attenzione qua, ci deve bruciare. Ok ragazzi, allora l'acqua bolle, aggiungiamo la pasta. Sei venuta Maria? Così, eccoci, un attimo, spaghetti. Ragazzi, ci serve un bel tritto, ecco qua le nostre belle galinelle, roba fresca ragazzi, le ho ripulite prima dall'interiore e marinate. Allora ragazzi, tagliamo un bel po' di prezzemolo adesso. Assaggiamo la salsa per il sale. Oh, scusate, ma qui c'è un po' di casino.
scusate, capita. Pulitina ragazzi, mi raccomando. Allora ragazzi, adesso un bel trito di prezzemolo. Siamo sempre lì, vediamo un po' la pasta. Sta assorbendo tutta l'acqua di cottura. Se avete gli spaghetti grossi, usate quelli grossi. Allora, prezzemolo ragazzi, prezzemolo. Ecco qui, un po' di prezzemolo inglese. Tagliuzziamo fine fine. Adesso ragazzi, non appena la pasta è al dente, io spengo il fuoco. Possiamo togliere un po' di brodino, non appena la pasta è quasi cotta. Ok, metteci da una parte questo prezzemolo. Sì. E tritiamo per bene. Giratina. Ci sarà qualche spina ragazzi, qua dobbiamo stare attenti, non lo si dà ai bambini, eh. In questa occasione la televisione sottofondo, non so se vi disturba, ma ecco qua. Allora abbiamo un pesciolino per la signora quando arriva, così se lo vuole, e poi un po' di pasta. Ecco qua, adesso io abbasso la fiamma, la pasta è bella al dente, io la spengo lì in più, ok, finisce così la cottura. Tagliamo bene un trito di pomodoro, di prezzemolo, dare colore. Non so se riuscite a vedere, se mi vedete un po'. Bel sapore di odore di pesce in casa ragazzi, per profumare. Dobbiamo sempre dare una giratina alla pasta. Ecco qua, l'ho spento il gas, tre quarti di cottura, c'è tanto brodo, pian piano si asciugherà.
Adesso aggiungiamo un po' di formaggio. Ecco qui, delle scaglie di parmigiano. Bene ragazzi, ecco qua, questa assorbe, sta finendo la cottura e sta assorbendo il formaggio. Adesso un bel filo d'olio d'oliva, come piace a noi. È uno splendore ragazzi, c'è un profumo unico. Aspettiamo, giriamo pian piano. Guarda che bellezza. Però io direi che ci meritiamo un bel bicchiere di vino, vero ragazzi? Vero Nando? Apriamoci un goccino di vino, anche se domani si lavora un pochino, si può assaggiare. Se troviamo la bottiglia, ecco qua. Un goccino di vino ragazzi e poi ci sdraiamo un po', guardare TV, mangiamo la pasta, brindiamo la salute. Ecco qua ragazzi, alla vostra carissimi, benvenuto Gaetano. Stiamo facendo due spaghetti alle gallinelle di nuovo, sto perfezionando la ricetta più che altro e cambiando un po' il metodo. Cin cin. Un goccino di vino, ecco qua. Allora, cotto la pasta tre quarti, cioè aggiungo del parmigiano, ci sono dei pezzi di pesci, qualche spina, avevo voglia di pulirlo. Quando si è stanchi, raga, hai voglia. Un bagnetto di prezzemolo, andiamo un po' a mescolare pian piano, non è finito ragazzi, ecco qua, adesso prendiamo un limone, ecco qua, un bel limone ragazzi. Carissimi amici, siamo a cavallo, sto facendo proprio riposare la pasta, ecco qua, assaggiamo per vedere la salinità, è perfetta. Qui abbiamo, possiamo mettere ancora in mezzo le nostre gallinelle cotte col pomodoro, si possono assaggiare da parte, adesso col pomodoro, con la nostra mega grattuccia, queste sono tipiche londinesi mi sa, mamma mia, sono più grandi di me, via, una grattatina,
facciamo così. Ecco qua, non troppo, un pochettino. Ecco qua, buccia di limone. Ragazzi, ecco qua, spettacolare. Ve la faccio vedere da vicino adesso. Ve la faccio vedere da vicino e poi mi dite voi. Allora, siamo pronti? Ecco qua, il pentolozzo, ragazzi. Spaghetti con prezzemolo, aglio, cipolle, pomodori, ma soprattutto gallinelle. Non ho messo il vino, ragazzi, non ho messo il vino, ma c'è un odore e un sapore, guardate, non ha niente vicino, è proprio spettacolare. Qui vedete le mie belle gallinelle, le ho prese al mercato del pesce, lì prezzo buonissimo, ragazzi, siamo in tempi di magra, le gallinelle costano una fesseria, addirittura, cioè è un pesce proprio, costa poco, quasi quanto le sardine, ragazzi, fate un po' i conti, magari le sardine adesso sono care in Italia, non lo so, ma qui al mercato dei pesci all'ingrosso te le danno a buon prezzo. Quindi ragazzi, facciamo un assaggino, ma io direi di salutarci perché bisogna riposare anche, però questo è un cin cin per voi, proprio un goccino, ragazzi, senza andare a stare lì né a fare gli ubriaconi né gli stupidi. Ecco, mettiamo un po' d'acqua al prezzemolo che magari resta anche vivo. Vediamo un po', giochiamo anche sul prezzemolo così. Fatto, no? Abbiamo fatto, no? Impiattiamo magari così. Ecco qua. Sempre bello, guardate qua che spettacolo, ragazzi. Ragazzi, a voi il giudizio. Spaghetti con le gallinelle, con tanto prezzemolo, peperoncino, pomodorini, buccia di limone, pepe, sale quanto basta e via. E tanto olio d'oliva. Ciao ragazzi, Mau vi saluta. Alla prossima. Un bacione a tutti.